tentativamente la richiesta che avevamo fatto di avere delle garanzie su, per questo periodo di gestione provvisoria in attesa del passaggio alla Maie, l'impegno c'è. Adesso bisogna vedere tecnicamente come si realizza questo impegno. Qualcuno deve sostenere le spese, quindi l'impegno da parte del Comune di sostenere le spese, a questo punto non direttamente, ma tecnicamente dobbiamo ancora stabilirlo come. Quindi con la massima fiducia che possiamo avere nell'amministrazione, anche grazie all'intervento del prefetto, dobbiamo dire, anche se questo incontro era già programmato, c'è bisogno di atti concreti, perché le parole diventano fatti, quindi quando si parla di risorse economiche che devono transitare da un ente all'altro, eccetera, eccetera, non si sta scherzando, perché poi queste risorse servono per pagare i dipendenti, servono per pagare le spese, quindi non possiamo scherzare su queste cose. Massima fiducia, ma vogliamo veramente avere le garanzie, perché come abbiamo detto più volte, oggi per noi è una responsabilità personale, quindi con tanto buon senso, con tanto spirito di sacrificio, diciamo, per senso, per rispetto per tutti gli operatori lo facciamo, ma nessuno ci può chiedere di andare oltre assumendoci delle responsabilità personali. L'attività di liquidazione è ampia, noi dovremmo chiudere la struttura, liquidare, recuperare i crediti e pagare i debiti. Certo è che l'importanza della struttura per il tessuto economico è sotto gli occhi di tutti. E viviamo nella provincia da anni, io sono nato a Sanremo e prima di chiudere una struttura del genere bisogna pensarci bene. E naturalmente dobbiamo avere le risorse e vedremo domani se questi che sono gli impegni di oggi verranno tramutati da un punto di vista pratico. E le risorse sono necessarie per pagare i servizi, per pagare i dipendenti, per tenere aperta la struttura, perché una struttura non si tiene aperta senza ricavi.